E cari tutti zagarezza, cari, io sono il Geos59 e siamo qui in questo nuovissimo video di Dragon Ball Xenoverse. Nello scorso episodio avevamo sconfitto i Cybermen, Nappa e Vegeta. E come potete vedere dal mio outfit, ho cambiato gli stivali, sì, li ho fatti tutti blu con le strisce rosse. Sì, perché neri non mi piacevano. E comunque così almeno togliamo la cintura con i piedi e i guanti con il corpo, con il corpetto. Comunque dovevamo parlare con Trunks, quindi parliamo. Ho trovato una pergamena con la storia cambiata, il 2 all'opera. Accetti l'incarico alla patrulla temporale? Ma certo che sì! Capisco, allora andiamo nella camera del tempo. Andiamo allora, Trunks! Ovviamente, caricamento con lo sperma bianco sullo schermo. Era 762. Ah, qua siamo da Freezer. Gohan e Krillin che stanno a terra. Ah, ok, la squadra Ginyu e Vegeta. Quello era Vegeta, vero? Rakom! Bata! Gis! Che poi Gis è un maschio, ma a me mi sembra una femmina. Guldo, il meglio. E Ginyu. Aspetta, ma questo qui è il vero Ginyu o è Goku dentro al corpo di Ginyu? Ma non mi ricordo. Comunque, Vegeta si ruba lo scooter di Ginyu. Ah no, ok, è Ginyu. Insieme siamo la squadra Ginyu. Ok, quindi ha preso il corpo di Vegeta. Sì, è vero. Andiamo. Sì. Boom. Wow. Girl. Beh, combattono contro Goku. Soia. Teletrasporto. Boom. Gugia. Goku. Guarda, Guldo. Mamma mia. Questa mossa c'era in Budokai Tenkaichi 3. Scambia, ecco, adesso scambia il corpo di Vegeta con quello di Goku e Ginyu va dentro il corpo di Goku. Lo scooter quando te lo sei preso, scusami. Perfetto. E adesso Goku è nel corpo di Vegeta. Anche se mi ricordavo fosse non nel corpo di Ginyu direttamente e non in quello di Vegeta. Boh, vabbè, comunque adesso la squadra Ginyu sta combattendo contro Goku dentro il corpo di Vegeta. E Ginyu sa usare la Kamehameha con il corpo di Goku. Mentre Budokai Tenkaichi 3, Ginyu quando si trasformava in un'altra persona non poteva usare mosse, soltanto combo. Ok, cosa? Papà? Papà è Ginyu? No, voglio dire, Ginyu è papà? Non ci sta capendo più niente, Trunks. Scusami, ma devi occuparti di mio padre. Ma scusa, Trunks non sa fare niente da solo. Cioè, è qui ora a fare il capo di tutti quanti. E noi nel frattempo viaggiamo nel tempo per risolvere i suoi incarichi. Per risolvere, boh. Comunque, l'era 762 non era la stessa della scorsa volta? Quindi vuol dire che hanno fatto tutto nello stesso anno. Vabbè, di nuovo Recon, Barter, Gis. Di nuovo, Guldo. Da Ginyu. Ok, stavolta Ginyu normale. Insieme noi siamo la squadra Ginyu. Ok. Che dobbiamo fare? Dobbiamo batterli tutti? Da soli? Che tipi strambi? Squadra Ginyu. Condizioni di vittoria. Riduci la salute di Ginyu a un certo valore oppure sconfiggere Com. Oh, buono. Condizione sconfitta, PS esauriti. Allora, quindi attacchiamo un po' Ginyu, un po' Recon. Ok, Ginyu nel corpo di Vegeta. Che potenza! E questo qua è Vegeta, allora. No, non mi torna. Oh, è lui Vegeta. Boh, ci sto capendo più niente. Comunque siamo arrivati noi. Ton ton toro 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 toro. Siamo arrivati. Siamo pronti da com... Vegeta è dalla nostra parte. Ok, già non mi ricordo più come si combatte, Perché mi fanno sempre sta merda di scudo? Dove scappi, Ginyu? Silenzio, ma silenzio è che... Boh, ma riesco subito a fare sta schifo. Dove è finito? Che cazzo ci fa? Ma poi dov'è il Recom? Boom, spang. Io voglio capire dov'è il Recom. Perché ha detto... Boh, secondo me c'è soltanto Ginyu adesso,
Non l'abbiamo preso come al solito. Oh, ok, teletrasporto riuscito. Però stiamo colpendo a vanvera. Che cazzo sto facendo? Perfetto così. Vai. Boh. No, devo ricordarmi che finché non ha... Perché? Ma se ne sta andando via o cosa? Perché colpisco il vuoto? Genio, te sta fermo, grazie. Sbaglio tasto, come al solito. Che cazzo fate qua sott'acqua? Pareva. No, non volevo aprire. Volevo attivare. Come cazzo si attiva? Ok, l'avevo attivato. Ok. Dove stiamo? Non ci capisco più niente. No, suonano la porta proprio adesso. Raga, ci vediamo tra un po'. Ok, rieccoci. Ovviamente Steam fa sempre gli screenshot. No, non voglio riprovare. Cazzo. Che cazzo stiamo a fare? Yeah, di nuovo schianto del meteorite. Attenzione, siamo più. Ole! È una guerra di teletrasporti questa, eh. Spum. Quanta vita gli dobbiamo levare ancora? Ok, l'onda energetica a massima potenza lì. La raffica di ondine non la posso ancora fare. Smetti di farti lo scudo, mamma mia. No, dai, era bellissimo. Ok, l'abbiamo fatto. Oh, Gohan e Krillin, rilascia la tua aura. A parte le combo, noi non l'abbiamo colpito. Ok, e adesso bisogna... Ah, quindi... ma c'era scritto oppure. Che vuol dire? Perché ce l'hai con me, eh? Vai così con la combo. Rialzati, pelandrone. E adesso super raffica. Vai così. Vai così, mamma mia. Mamma mia, che combo che abbiamo fatto. No, non l'ho preso. Torna qua indietro, stordissimo. Ma è sempre strano che... Non sono riuscito a pigliarlo. Di nuovo raffica! Boom! Mamma mia, raga. Se siamo forti! E pensare che lui era full vita mentre noi siamo rimasti con questa pochissima vita per tutto il tempo. Oh, nemmeno da dietro mi riesce a colpire, bastardissimo. Ho sbagliato tasto, come al solito. Ma vabbè. E adesso concluderei così. Boom, non basta ancora. Comunque, devo capire come ci si ricarica l'aura, perché... Oh, mi sto intarbugliando con tutto il filo. Olè, vittoria! Pah! Che io avevamo un PS. Ricordo che i Saiyan, quando hanno poca vita, aumentano l'attacco. Quindi è per questo che noi riusciamo a fare tantissimi danni quando abbiamo poca salute. Missione superata! Sì, nuovo livello! Siamo a livello 9. Perfetto così. Autosalvataggio. Wow, abbiamo battuto Ginyu e Recom. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che emozioni. Che emozioni grandissime. Goku contro la squadra Ginyu. Riduci la salute di Ginyu a un certo valore e sconfitta PS giocatori esauriti, come al solito. Noi l'abbiamo indebolito così tanto, Recom. Si rialza con il culo di fuori. Yeah, inizio ad annoiarmi. Ma t'abbiamo massacrato da noi. Posso concludere? Sì, concludi, fai la tua bomba di Recom lì. Recom ultra salto. Aga, l'abbiamo colpito noi? No, Goku, ok. Adesso cade in terra. Poi dovrebbe essere morto, l'aveva ucciso. Perché dobbiamo ribatterlo? Chi è quello? Namido-dan!
Vai così. No, è col quadrato, non con il triangolo. Continua a prenderci sempre. Ovviamente non lo prendiamo mai con la skill. Allora proviamo. 1 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
1, 2, 3, 4, 5 e 4. No, ma non è che bisogna fare tipo 1, 1, 1, 4, 4. Mi sa di sì. Così 1, 1, 1, 1. No. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non mi riesce. Che merda sta succedendo? Beccatelo nel culo, genio di merda. Non ci ha levato nemmeno un PS della nostra vita. E però adesso ci stanno sti pezzi di merda, ci stanno ovviamente. È un problema batterli. Ok. Adesso via alla ricerca di coso, di Goku e merdina varia. Ginyu. Mi selezioni Ginyu, grazie. Perché non riesco a pigliarlo? Grande così. Vai Ginyu a mezza vita. Però se mi colpisce Barter da dietro. Ah, che palle! Loro due ce l'hanno solo con me. Goku non lo colpiscono proprio. Cioè, non se ne fregano un cazzo. Ah, che palle, via! Adesso Barter. Sta mossa che non fa... fa cagare il cazzo. Via, 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 via! Devo tenerli occupati mentre Goku fa fuori Ginyu. Perché non mi seleziona Goku? Cioè, non mi seleziona Ginyu. Io, bastardissimo, muori. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Grandi così. Cosa c'è da ridere? Mi piace il tuo corpo. Scambio. Adesso mi scambia. No, si scambia con me. Ah, si scambia con me. Ma cosa abbiamo alterato noi la storia? Cioè adesso sono Ginyu. No, vabbè. Adesso ce l'ho le mosse. Wow, adesso c'ho più mosse. Perfetto, mi piace. Boom. Oh, vedi? Ok. Combo sempre le stesse. Sì, sono sempre le stesse. Però sono più lento, mo. Che cazzo è sto coso? Vai così. Però questo quel cannone latteo. Cazzo serve la posa? Ah, ci dà vigore tipo, una roba strana. Vai così. Ok, è questa la cosa che ci faceva prima sempre. Perché ho rifatto la posa?
Non lo so, però è una figata assurda combattere con il corpo di Ginyu. Abbiamo molte più mosse e riesco a controllarlo meglio rispetto al mio corpo. Oh, voglio stare nel corpo. Io sta cosa non. Ah, ok, è la mia raffica. Quella che non colpisce mai nessuno. Stanno colpendo Gis e Bart. Perché? Ok, fatto. Bravo Goku. Ah, adesso penso che ci riscambiamo di corpo. Che vuole fare? Conta su di te. Dove devo andare? Ma non voglio rimanere nel corpo di Ginyu. Concludi. Perfetto, superato. Uff. Missione superata. Avanti. Perfetto. Ton ton. Ti consiglio sconfitta. Giocatore esaurito, alleato esauriti. IPS ovviamente. Ok. Siamo all'interno. Ciao. No, tranquilli, sono io. Sì, io faccio il no. Ah, oh no. Perfetto. Dobbiamo sconfiggerne 20. Trrr. Si parte subito. Boom. E pull. Dove sta? Bastardo, perché te ne vai? Sei tu il mio avversario. Ma smetti di muoverti. Perché colpisco il vuoto? Sto facendo una combo al vuoto. Ok, buono così. Se la smetti di fare lo scudo magari è meglio, così almeno ti riesco a uccidere più facilmente. Qua c'è pure un altro tizio. Presa. Vai così. Tanto Krillin sta parlando del radar delle cercasfere. Vai così. Ok, fatto fuori uno. Andiamo dagli altri qua dentro. Dobbiamo aiutare Krillin e Gohan, perché se muoiono abbiamo perso. Non solo dobbiamo stare attenti alla nostra salute, ma pure a quella degli altri. Raspberry del cazzo, fermate. Te sta fermo. Oh. Dove merda sta? Presa. Minchia, non ci. Oh, c'è Apple qui a fianco. Schianto della meteorite, si è protetto come al solito, si proteggono sempre. Ok, Raspberry qui è morto. Apple. Vai così. Così voglio. Ho fatto una sorta di combo. Una combo molto strana però. Il problema è che c'hanno pure tanta vita sti qua. Ok, vai così. Perfetto. Vai così. Ok, dai, è morto. Che palle. Oh. Ne è rimasto uno qua dentro. Ok, Gohan e Krillin hanno abbastanza vita per cavarsela da soli per il momento. Krillin sta qui insieme a me che mi sta aiutando contro la Raspberry, perfetto. Io continuo a fare sta mossa quando posso. Ok, abbiamo fatto una roba stramba, però va bene. Ok, fatto fuori Raspberry, ora c'è Apple qui. Boom, beccati il colpo. Adesso ti prendi la combo. Vai giù. Contro Apple qui. C'è poca roba da fare. C'è pure Raspberry qua dentro, però se ne sta occupando il nostro caro amico. Che cazzo, non mi riesco a fermare.
il nostro amico, questo qui, avete capito? No, scherzo, Gohan e Krilli, penso. Krilli è sparito, non so dove sia finito. Vai così. Schianto del meteorite. Presa. Olè. E adesso Apple è quasi morto praticamente. Boom. Ok, è morto Apple. Rimasto qualcuno. Raspberry qua giù. Raspberry c'ha più mosse energetiche degli altri. Ok, no, pensavo di aver fatto fuori Raspberry, invece è stato Krilli che ha fatto fuori un altro. Lo sta. Gohan, lo colpisci? Cioè, Gohan, sei... Gohan, sei coglione allora, eh? Dai, che è quasi morto. Non è ancora morto. Merda, sti cosini del cazzo. Ok, alleluia. Siamo riusciti a ucciderne non so quanti. 5? Vabbè, qua arriva Guldo. Dobbiamo combattere contro Guldo, perfetto. Come faccio? No, a volte mi fa sto scudo a random totalmente. Cioè, immobilizzati, sto bastardo mentre stavamo in corsa. Capitano, perché mi attacchi? Perché non sono il tuo capitano. Io sono Genius 39 dentro al corpo del tuo capitano. Perché per sbaglio il tuo capitano voleva entrare nel corpo di Goku mentre è entrato dentro al mio. Mentre io sono andato dentro al suo, giustamente. Ok, vai così. E mi ha immobilizzato di nuovamente. Bastardo di un Guldo. Vieni qua, fatti fa la presa. Il capitano ha fatto uno scambio di corpi. Bravo, te ne sei accorto. Vedo che sei perspicace. Ok, abbiamo fatto una best combo adesso. Maledizione, maledizione. Guldo dice maledizione. Raspberry, occupati di loro. E se ne va via Guldo. Ciao Guldo. Guldo. Ok, Raspberry è mio. Li voglio uccidere io i Raspberry. Qua fuori ce ne stanno altri pure. Che palle. Non finiscono più sti soldati di Freezer. E a proposito di Freezer, il Freezer lo faremo nella prossima parte, perché sennò viene una parte troppo troppo lunga. Abbiamo fatto già un sacco di roba. Dove sta? Raspberry de merda, vien qua. Bastardo. Wow, abbiamo fatto il contrattacco, non so manco come. Rimasto vivo con un PS, come al solito. Ok, Raspberry fatto fuori. Perfetto. Andiamo a cercare un altro da uccidere. Eccoli qua. Stanno qua dentro. Bon. Dove sta? E se n'è andato. Ah, che cazzo. Te sta fermo. Bastardissimo. Lascia stare Krilli. Lascia stare Krilli. Gohan non so dove sta, però se la sta cavando abbastanza bene. Gohan sta combattendo contro Apple. Sì. Ma ha fatto la... questa qua è la sua presa. Che figa. Ok, la raffica non la possiamo fare. Possiamo fare il colpo di rottura, però. Che perché? Perché non riusciamo mai a fare? Ok, vai così. Vai così, ta ta ta, ya, XD. Indietro. Non vedo un cazzo. Non vedo un cazzo. Sto coso però è tosto, è tosto, è tosto da battere, sto Navel. E non ce ne sono altri in giro. Di Navel, dico. C'è soltanto lui. Cannone latteo. Minchia, gli è rimasto un... Ok, fatto fuori. Dove stanno? Raspberry di qua. La combo. La mossa. Raspberry ancora qui. Di Navel ce n'è un altro di là, comunque. Raspberry. Che palle. Muori. Oh, no, non sono riuscito a pigliarlo, dai. Ho fatto una cosa epica. Cannone del latte qua. Perfetto così, dai, andiamo, andiamo. Continuiamo. Per fortuna sono abbastanza debolucci questi. Non riescono a darci tanti problemi.
Oh, adesso stava esplodendo. No, Krilli sta morendo. Merda, devo aiutare Krilli. Fermo. Ok, qua. Sta combattendo contro nave. Krilli, ti aiuto io. Sta tranquillo. Non lascerò. Non permetterò che ti uccidano. Ah, oh, no, ok, hanno fatto KO un coso. Ok, in 3 contro nave, dai. Dai, cazzo, però Krilli e Gohan hanno troppa poca vita. Veramente sono stati abbandonati al caso. Dagli un colpo, porca! Che cazzo è rimasto? Un Raspberry di qua. Vai Krilli, continua! Ma Krilli è intelligente, eh. Mi dicono che è intelligentissimo. Dove sta? Tento dietro, Krilli. Fare la presa ti fa troppa fatica, eh. Krilli, non lo colpire mentre ce l'ho addosso. Vai, ora è tu. Muori. Ok, è morto. Gold è scappato. Ok, non dire nulla. Dove stanno? No, dove merda stanno? Perché? Fa... stanno di là. Ok. Minchia, ma pure Gohan mo sta morendo. Minchia, se c'hanno poca vita. La cosa è quella. Ok, devo aiutare Gohan. Merda. Non posso fare niente. Tra un po' muoio pure io. Minchia, Gohan ha pochissima vita. Dove merda sta quel piccoletto? Non mi dire che sta combattendo contro... Ok, qua dentro, fermati! Che cazzo. Un altro Navel. Ah, che palle. Ma quanti ne sono? Merdaccia blu. Non ce la faremo mai. Sono troppi. E Navel è troppo resistente. Vai così. Dai. Basta che Gohan non mi muore. Se muore Gohan è la fine. Ok, questo qua è fatto fuori. Devo aiutare Gohan. Ah. Ok, dai. Dai, devo tenere occupati Raspberry e Apple qui. C'è Navel contro Gohan. Merda. Non posso usare la super tecnica. Navel dietro. Ovviamente continua a farmi sta cazzo di mossa. No, è morto Gohan. Che palle. Non si può, non si può. Come faccio? Che cazzo vuole? Missione furtiva e genio sull'astronave. Sconfiggi 20 nemici. Ah, merda. Se muoiono Gohan e Krilli non devono... abbiamo perso. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Molto attenti a non fargli perdere nemmeno un po' di vita. Perché la vita che hanno è quella che gli rimarrà fino alla fine di tutta la missione. E se hanno poca moriranno. Eravamo quasi riusciti a vincere prima, ma ho dovuto rifare da capo per l'ennesima volta. Dove va? Apple ormai è morto. Non l'ho preso. No, merda sta. Ah, che palle, non lo vedo. Boom, fatto fuori. Perfetto, qua dentro c'è qualcuno. No, merda. Fai entrare. Grazie. Apple di nuovo. Apple de merda, muori. Dai. Vai così. Vai go. Dai, Ginyu. Dove cazzo sta? Dietro. Teletrasporta. Grande.
L'abbiamo buttato di là, non so come, però l'abbiamo fatto. Schianto del meteorite. Vai così, vai, vai, vai. Boom. Si è fatto lo scudo, bastardo. A me non riesce a fare lo scudo mentre mi colpiscono. Ok. Se magari lo facessero pure Gohan e Krillin là, che stanno... Ok, abbiamo la stessa vita, io, Gohan e Krillin. Buono così. Apple e merda. Ok, io ho fatto la presa in una maniera assurda. Però ce l'ho fatta e l'ho fatto mandato KO. Qua dentro c'è qualcuno, no, ci sono i rianimatori. E i cosi per rianimarsi, ovviamente. Raspberry, dove cazzo sta? Ok, è andato KO qualcuno. Ok, quello lì è Raspberry, perfetto. Morto? Sì, buono. Apple dietro. Non mi riesce a colpirlo. Bastardo. Muori. Sì. Sta sotto, eh. Raffica di energetica massima potenza. Ok, con questa... togliamo molto di più con le combo, modestamente. Nietzsche Nirvana, ma... dai, aiutatemi. Porco il cazzo, non posso far tutto io. Spero che mi poso qui. Faccio la posa. Merda, mi ha colpito e mi ha fatto deconcentrare, non mi ha fatto fare la posa. Ok, ho fatto la presa in una maniera assurda. Cazzo sono? Posa di combattimento, perfetto. Abbiamo potenziamenti. Non so cosa facciano. Schianto del meteorite, perfetto. Andiamo addosso a Apple. Sto bastardello che non mi riesce a colpire. Non ci capisco più niente, mi gira la testa. È troppo piccolo lo spazio per combattere qua dentro. Ok, vai così, vai così, così, cosino, cosino. Vai. Di colpi, un colpo e muori. Ok, fatto fuori. Raspberry, di là. Gohan, non morirci. Hai pochissima vita. Siamo soltanto all'inizio, Gohan. Non puoi avere così poca vita. Come fai a farti colpire così tanto? Me lo spieghi? Merda, Gohan, fai schifo. Non è latteo. Ah, oh, che palle. Sono troppi però, sono troppi. Peggio di Gis e Barter. Questi qua li uccidi e si continuano a spawnare. Nabana qua l'ho ucciso, perfetto. Rimasto Apple e basta, penso. Se è rimasto solo lui, siamo a cavallo. Perché a parte Gohan, Krillin ha abbastanza vita da poter proteggere Gohan. Comunque ce n'è un altro a fianco. C'è un Raspberry. E anche un Nebana lì, come si chiama lui. Dai, cazzo, muori. Ok. Dai, è morto praticamente. Ok. Prima parte fatta. Adesso arriva Guldo e ci chiederà perché combattiamo contro lui. Ma dobbiamo farlo. Dobbiamo combattere. E ci ha mobilizzati. Guldo è un osso duro. Allora, noi dobbiamo attaccare Guldo. Mentre... però dobbiamo lasciare... dobbiamo proteggere anche Krillin e Gohan. Sennò qua ci muoiono. Devo andare da Gohan. Dove cazzo stai? Ok, sta qua. Che cazzo? C'è Guldo a combattere contro Gohan. Merda. Dove merda stanno? Dove cazzo sta? Sono troppi, sono troppi, sono troppi. Dove merda sta Guldo? Dove cazzo stai? Ok, inquadrato Guldo. Guldo mi immobilizza. Vai addosso a Guldo, Krillin. Mi immobilizza sempre solo a me. Vai, Krillin, vai. Vai così. Ok. Abbiamo fatto volare via Guldo. Maledizione. Devo vedere la vita di Gohan. Devo proteggere Gohan. Krillin ce la può fare. Guldo se ne va. Adesso dobbiamo finire di battere gli altri 20 che non... cioè, quei 20
Ok, dobbiamo aiutare Krillin. Dobbiamo aiutare Gohan, scusa. Allora, Apple lo lasciamo lì. Dobbiamo aiutare Gohan. Che palle, tutti quanti addosso a Gohan vanno. Perché soltanto perché è un bambino. Non sanno combattere contro quelli della loro altezza. Ok, Apple dietro, pure un altro tizio qua. Che vuole che gli faccio la presa. Che però me la evita, ok, gli ho fatto la presa. Gohan, non te ne andare. Pezzo di merda di Gohan. Che merda stai? Non vedo un cazzo. Gohan è qua. Devo aiutarlo. Dove vai? Di qua. Basta che Gohan non muoia. Sto colpendo a caso. Non riesco a beccarlo. Ok, ho fatto fuori Apple. Raspberry. Raspberry fa malissimo a Gohan. Tutti i Raspberry ce l'hanno con lui. Apple. Ovviamente, sempre Apple noi abbiamo da combattere. Ok, va così, così, perfetto. Ondina. Ovviamente noi non ci teletrasportiamo mai, il momento è giusto. Dall'altro lato, grazie. Boom, schianto. No, l'ha evitato, bastardissimo. Non c'ho voglia di perdere tempo contro sto tizio qua. Devo aiutare Gohan. E per fortuna che non è ancora nel range di morire. Sta combattendo benissimo contro Raspberry. Ti vedo da qui, Gohan. Posso dare una mano se vuoi. Sto coso manco muore. Gli Apple sono resistenti come non so cosa. Adesso do sto Raspberry. Dobbiamo aiutare Gohan. Ok, fatto fuori. No, ok, è stato... Ecco, Gohan sta morendo. Ok, fatto fuori, fatto fuori. Dietro, dietro, dietro. Apple. Ah, dove stiamo? Devo aiutare Gohan. Gohan, non ti andare a cacciare nei guai. C'è Raspberry di là. Perché mi seleziona soltanto Apple? Io devo aiutare Gohan. Oh, alleluia. Bravo, colpisci me. Però Gohan, dove cazzo te ne vai? Mentre io mi faccio colpire, te ti potresti... Potresti colpire lui. Dai. Dai, porco il cazzo. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, porco il cazzo. Dai. Krillin è ancora nel range di vivere. Sta combattendo da solo contro non so quanti. Però l'importante è che non ci muoia Gohan. Dobbiamo proteggerlo da Apple e Raspberry qui. Raspberry è quello che può dargli più problemi. Ok, abbiamo fatto fuori. Adesso dobbiamo far fuori Apple. L'Apple che stava... Oh, mi evita tutti i colpi sto coso. Che merda. Presa. Vai, abbiamo fatto la presa. Gohan, non ti canciare dei guai, ti ho detto, però, Dai, manca un colpo, poi... Ok. Ok. Merda stai, Gohan. Merda stai, Gohan. Minchia, Gohan, una sei contro due. Bravo, stai con me. Oh, qua siamo arrivati da Krillin. Pure Krillin ci potrà dare una mano adesso. Sono rimasti loro tre, penso. Dai, ce la possiamo fare. Che palle, se sto coso la smettesse di continuare a proteggersi. Ci ha fatto lui la presa stavolta. Dobbiamo aiutare Gohan. E anche Krillin sta morendo adesso. Krillin è inseguito da Navel. Dobbiamo far fuori Raspberry al più presto. Dai, gli mancano due colpi. Ok, è morto. È morto pure Krillin. È rimasto Apple. Dove sta? Sparito. Minchia quanta vita c'ha sto Apple. Spero vivamente che sia rimasto, soltanto lui, A quanto pare sembra sì. Dai, ce l'abbiamo fatta. Dai, no, c'è un altro qua sopra. Sembra combattere contro Krillin. E Navel. Vai, presa. Apple è morto.
Adesso. No, Raspberry ancora pure. Mamma mia, quanti cazzo siete! Non la smette di spawnarvi. Non ci di uno, ne viene un altro. Un altro Apple. Mamma mia, quanti siete! Krilli è qua, è morto. Devo aiutare Krilli. Porco il cazzo, dai. Porca peppina. Vai, vai Krilli, non morire. Krilli, non morire. Ok, ho fatto fuori uno. Adesso Raspberry qua. Dai. Krilli, non mi morire, eh. Krilli, non mi morire. Dove merda sta? Qua c'è Navel. Ok. Non posso andare via. Ok, è pure qua. Vai Krilli. Così ti voglio, aggressivo. Very, very aggressive. Vai Krilli. Non morire. Mamma mia, pure Gohan sta per morire. Porca, 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 porca. Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Oh. Alleluia! Non sapete quante volte ci ho provato. Grado A. Ah, 5 sconfitti con l'attacco speciale, 10 centri attacco speciale, 3 proiezioni, 10 attacchi posti a segno. Un attimo. Oh. Avanti. Ah. Perfetto. Perfetto. Ah. Rimpossessa la storia del corpo, sconfigge tutti i nemici. Ok ragazzi, però direi di farlo la prossima volta questa parte, perché è durato tantissimo questo episodio. Se il video è piaciuto mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, mettete mi piace alla pagina Facebook e ciao.